Ma quei documenti erano di fattura scadente. Allora vi aggiunsi dei documenti tedeschi, intestati a Gerhard Kammer, e in questo modo potevo essere l'uno o l'altro. Certo, non dovevo mai fermarmi. Quando uscivo, portavo sempre con me una valigetta che mi dava un'aria ufficiale. Cercavo sempre di camminare velocemente, come se fossi diretto da qualche parte. Dalle 12 alle 2, in realtà, ci spostavamo da un ristorante all'altro. E poi spesso andavamo al cinema. Solo più tardi abbiamo scoperto i teatri. Io ero uno dei pochi con discrete disponibilità finanziarie. Mio padre era un collezionista di tappeti orientali. Io li avevo venduti e così disponevo di molto denaro. Così ho potuto aiutare molti amici. Gerd faceva parte di un gruppo di ebrei imboscati con cui mi incontravo di nascosto ogni venerdì in un caffè di Berlino. Ricordo che loro mi davano notizie su come se la cavavano e su quello che erano riusciti a fare. E dal canto mio io cercavo di rendermi disponibile. Insomma, provavo ad aiutarli come potevo. Allo stesso gruppo appartiene anche Elenai Pretzky-Kramer. Nel nostro gruppo eravamo tutti molto giovani. Avevamo fra i 18 e i 20 anni. Come noi, anche Ulla correva un grandissimo pericolo perché doveva prestare la massima attenzione con chiunque parlasse. Ma lei, incurante del pericolo, continuò ad aiutarci fino alla fine della guerra. Si adoperò per tutti, me inclusa. Io credo che oggi sia molto importante che si sappia che esistevano persone disponibili come lei. E posso dire senza ombra di dubbio che per me Ulla è stata una vera amica. Poco per volta conobbi tutti gli amici ebrei di Felice. Eppure io continuavo a non sapere nulla. Sfortunatamente non ho mai fatto domande. Magari lo avessi fatto. Adesso ne saprei sicuramente di più. Ricordo che Felice si assentava spesso e anche se percepivo un alone di mistero intorno a lei, io non le ho mai chiesto nulla. Oggi rimpiango di non averlo fatto. Lily ha ragione. Felice si allontana spesso perché è il corriere del gruppo di ebrei, colei che ritira e distribuisce i documenti falsi. Elenai è Felice, oppure Gert, e i suoi due amici Ernst e Walter, mischiati fra gli altri ariani, si recano spesso sulle spiagge affollate del fiume Havel, fuori Berlino. Rubano carte d'identità e altri documenti agli inconsapevoli bagnanti solo per divertirsi un po' e dimenticare la guerra. Felice vive quel periodo in piena incoscienza, ma è l'unico modo nel quale sa vivere, e infatti la relazione con l'ignara Lilly si sviluppa nella stessa maniera. Un giorno mio marito si trovava in casa, dove tornava in licenza ogni 14 giorni. Era a distanza appena fuori Berlino, con il grado di soldato semplice. Quella sera si trovava in soggiorno assieme a Ulla, mentre Felice era venuta in cucina per darmi una mano a lavare i piatti. Improvvisamente ricordo che Felice cercò di baciarmi, ma io mi allontanai, probabilmente per lo shock. Dopo ricordo che scoppiamo a ridere tutte e due per quel curioso episodio. Io infatti ero diventata tutta rossa. Felice allora si spaventò, mi lasciò andare e mi domandò se fossi arrabbiata con lei. Io la rassicurai, le dissi che non ero assolutamente arrabbiata per l'accaduto. Tuttavia le chiesi di limitarci all'amicizia, dopodiché facemmo finta che non fosse successo nulla. Pochi giorni dopo, Felice sparisce nuovamente. Da una misteriosa località in piena campagna, indirizza a Lily una cartolina ammiccante. Gentile e deliziosa signora, devo ammettere di essere una scrittrice estremamente pigra, ma la presente e le prossime cartoline intendono sostituire le mie telefonate quotidiane. È vero che i silenzi bisbigliati al telefono non possono essere propriamente tradotti per iscritto, ma più tardi saprò come rimediare. Allora cosa c'è di nuovo? Allarmi aerei, problemi con Ulla, intrighi sentimentali? Voglio sapere tutto e domani le farò avere il mio indirizzo. Mi risponderà? Spero di sì. E spero molto altro ancora.
In attesa di quel momento, i miei saluti più cordiali. Tua Felice. Eppure Felice non le farà mai avere quell'indirizzo. Mi mandò 4 cartoline incantevoli che fra le righe alludevano con molti doppi sensi alla natura particolare della nostra amicizia. Oggi non saprei dire esattamente in quale modo vi alludessero, tuttavia ricordo che erano assolutamente meravigliose. Quando Felice aveva la sensazione di aver fatto presa su qualcuno, ne approfittava subito. Questo faceva parte del suo modo di essere, del suo carattere. Lei era una seduttrice nata e fu proprio così che riuscì a conquistare il cuore di Lilly. In un certo senso, sedurre era un bisogno fondamentale della sua personalità di allora. Del resto, in quei giorni non esisteva altro modo. Se si sentiva la necessità di qualcosa, si faceva di tutto pur di ottenerla. E anch'io mi comportavo così. Il 18 marzo venni ricoverata in ospedale e il 19 subì un intervento chirurgico. Il 21 Felice tornò dal suo viaggio e la prima cosa che fece fu quella di correre da me in ospedale. Ricordo che mi prese tra le braccia e io allora non seppi più resistere. Fu una cosa davvero incredibile. Da quel momento venne a trovarmi tutti i giorni, riempiendo la mia camera di bellissime rose. Il 2 aprile mi venne a prendere. Ricordo quella data come il giorno del nostro matrimonio. Avevo capito che il nostro desiderio era quello di rimanere insieme per sempre. Quella notte non dormimmo e facemmo l'amore. Io ero molto timida. Insomma, ero imbarazzata. In fondo per me era tutto così nuovo. Ma per lei no, naturalmente. La seconda notte desiderai di cambiare il suo amore ed improvviso mi sentii